Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it. Benvenuti a una nuova puntata della Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano per le Comunicazioni Sociali. In copertina sulla Voce del Popolo di questa settimana l'intervista al Presidente della Provincia Samuele Alghisi con i programmi appunto di Palazzo Broletto per il 2021 che porterà al voto anche diversi comuni bresciani. E poi raccontiamo la realtà della scuola, la scuola che sappiamo ha ripreso, una scuola che però ci presenta anche il momento delle scelte, delle iscrizioni e quindi degli open day quest'anno forzatamente online, e una scelta importante anche quella della religione cattolica, ne parliamo nelle pagine interne. Veniamo ora ai servizi di questa settimana. Il primo è dedicato alla visita del Vescovo a Ponte di Legno per esprimere solidarietà agli operatori del turismo. Poi ci spostiamo alle Grazie per il canto del Te Deum con le parole di speranza sempre del Vescovo Pierantonio. Il terzo servizio è dedicato alla cultura della cura come percorso di pace, un incontro online organizzato dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale. E infine ci spostiamo a Calcinato per raccontare di una bella esperienza, un'impresa familiare, il Circo dei Fratelli Grioni, che in questo tempo natalizio ha messo in scena tre spettacoli, e poi vedremo anche come si sono organizzati. Le quattro parole di questa settimana sono invece con Leonardo Magri, pastore della Chiesa Valdese di Brescia, in preparazione alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il commento al Vangelo di questa domenica è a cura di Monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della Diocesi di Brescia. Parliamo del battesimo del Signore, siamo nel Vangelo di Marco. Marco non si sofferma sull'infanzia di Gesù, ma sottolinea l'importanza del battesimo attraverso le parole di Giovanni. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battizzerà in Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento». In questa domenica viviamo il battesimo del Signore. È l'immersione di Dio nella storia dell'umanità. E allora possiamo dire l'epifania di un Dio che è accanto all'uomo. Mi fermo al Vangelo che è stato proclamato di Marco. Marco è l'evangelista dove sintetizza il battesimo del Signore, a differenza di Matteo e Luca, che sono molto più prolissi nel descrivere tutto il battesimo. Ma Marco ci insegna una cosa, che l'importante è cogliere prima di tutto che Gesù, vero Dio e vero uomo, nella sua umanità e nella sua divinità,
non ha avuto problemi a sporcarsi nel farsi simile a noi, eccetto il peccato, ma simile ad ogni uomo, confondendosi con i peccatori. Ecco l'averlo presente con tutti gli altri peccatori che vanno da Giovanni il Battezzatore per farsi battezzare. Anche lui, vero uomo come vero Dio, desidera fare questo gesto, l'immergersi nel Giordano per chiedere questa verità della sua vita, per stare e immergersi nell'umanità. Ma interessante ecco il secondo aspetto del Vangelo di Marco, che ci dice che Gesù, quando si è immerso nel Giordano, si squarcia il cielo. Sentiremo questo squarciarsi il cielo anche in un'altra situazione, che è alla fine del Vangelo di Marco, nel momento della morte di Gesù. Prima di emettere l'ultimo respiro, Gesù, gridando a gran voce, c'è il cielo che si squarcia. E squarciarsi il cielo nella Sacra Scrittura vuol dire che si crea questa comunione, quindi si rompe la divisione tra il cielo, che è la presenza di Dio, la dimora di Dio, e la terra, che è la dimora dell'uomo. Non c'è più una divisione, ma c'è questa comunione di vita, ecco lo squarciarsi il cielo. Terzo aspetto che mi preme sottolineare sono le parole di Dio come Padre. Questo, tu sei il mio figlio amato, sei il mio amore grande, in te mi sono compiaciuto. Che bello sentire un Dio che nel Padre dice al Figlio, tu sei il mio amore grande. E lì Gesù accoglie attraverso la presenza dello Spirito Santo la sua missione di essere dono ad ogni creatura e al mondo, capace di essere l'obbediente del Padre. Richiamiamoci questa grande realtà di un Dio, allora, che per primo si è donato e diventato obbediente in Gesù. Allora riscopriremo anche il nostro battesimo, il battesimo che è essere immersi in Dio, che è Padre, Figlio e Spirito. Apparteniamo a Lui e noi diventiamo quella grande creatura che è essere figli nel Figlio dello stesso Padre, che è Dio. Allora impareremo nella nostra esistenza, come frutto del battesimo, ad essere dono e obbedienti. Dono, perché siamo dono nel Figlio, ad ogni creatura e a Dio. Obbedienti nel fare la volontà di Dio, che è sempre vivere bene, portare il bene e voler bene. Auguri, carissimi, che il Signore ci aiuti a vivere il nostro essere battezzati nella gioia e nella serenità, portando solo il bene, unicamente il bene. Amen. Domenica 3 gennaio il Vescovo è salito a Ponte di Legno in Alta Valle Camonica, ha celebrato una messa nella chiesa parrocchiale e ha incontrato tutti gli operatori del turismo e delle associazioni di categoria colpite da questa crisi. Anche questo è un segno di vicinanza che si unisce ai diversi segni portati avanti durante il periodo d'avvento dal Vescovo Pio Antonio, che ha visitato diversi luoghi di lavoro. Il Vescovo Tremolada, nella sua azione pastorale rivolta a imprenditori, commercianti, esercenti, professionisti bresciani colpiti dalla grave crisi economica conseguente alla pandemia, ha fatto visita a Ponte di Legno, capitale degli sport invernali, dove tutti gli impianti di risalita e le attività connesse sono al palo. Domenica 3 gennaio ha presieduto la Santa Messa nella chiesa parrocchiale alla presenza del sindaco Ivan Faustinelli, del presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, Mauro Testini, dei presidenti e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. Sì, siamo stati davvero molto onorati, ci ha fatto estremamente piacere la visita del Vescovo oggi qui a Ponte di Legno, che ha voluto dimostrare la vicinanza alle attività produttive, ai cittadini e anche agli ospiti che hanno frequentato Ponte di Legno in questi giorni. Ponte di Legno è stato scelto dal Vescovo come simbolo della montagna lombarda, della montagna bresciana, quindi siamo orgogliosi anche di questo e abbiamo veramente bisogno della vicinanza anche da parte della Diocesi di Brescia, perché è un periodo davvero molto difficile per le nostre famiglie, per le nostre attività, in quanto sappiamo bene che sono chiuse, che non possono lavorare, quindi c'è anche il problema e la possibilità che possa diventare una questione anche economica, sociale per le famiglie nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Il parroco Don Alessandro Nana ha accolto il vescovo ringraziandolo per la sensibilità dimostrata nell'ascolto delle categorie e delle persone in difficoltà nel lavoro, ricordando che il turismo dalignese è oggi il motore di un'economia che dà lavoro a centinaia di persone, soprattutto giovani, e che la situazione attuale sta rischiando di mettere in ginocchio una storia economica su cui si regge un delicato equilibrio sociale e umano. Beh, è un momento in cui dobbiamo riuscire a tenere duro per noi, per le nostre famiglie, per i nostri collaboratori e tutto. In questo momento stiamo tenendo duro, stiamo cercando di combattere, anche se purtroppo le autorità, il governo e tutto non è vicino al nostro settore del turismo, il quale è il più in crisi di tutti. Mancano presenze, manca fatturato, manca tutto, e si continua a parlare di ristori, di aiuti, ma concretamente non arriva nulla. Nella sua omelia il vescovo ha sottolineato che la bellissima neve rende ancora più acuta la sofferenza. Occorre però aver fiducia nella provvidenza del Signore e non scoraggiarci. C'è un'emergenza che è costante ed è quella di chi proprio non ha neanche il necessario, e quindi il cibo, un riparo, una casa, un tetto. Ecco, questa emergenza ha continuato ad esserci anche in questo periodo, ovviamente. Ecco, quindi abbiamo cercato di far fronte come sempre abbiamo fatto, e quindi da questo punto di vista nulla è cambiato. Abbiamo cercato anche di venire un po' incontro alla nuova emergenza, cioè alle altre persone che in questo momento sono in difficoltà. Chi ha avuto bisogno, per esempio, di un pasto, beh, insomma, il numero di queste persone è aumentato, e quindi a maggior ragione ci è sembrato importante essere presenti. L'ultimo giorno dell'anno, come da tradizione, al Santuario delle Grazie, il canto del Te Deum. Parole di speranza del Vescovo Pier Antonio, anche in un anno denso di tribolazioni, di sofferenze. Ci siamo ritrovati a cantare un inno di ringraziamento a Dio, un inno di speranza, e un inno per cercare di cambiare anche in meglio dopo un'esperienza veramente dolorosa. Ci perdonerà il Signore se lo confessiamo umilmente. Fatichiamo ad elevarti l'inno di lode e di ringraziamento per questo anno che si chiude. Ancora troppo vivi sono i segni della sofferenza che ci ha colpito, con la pandemia che ha sconvolto l'intera umanità. Il 31 dicembre il Vescovo ha presieduto la messa con il canto delle Te Deum. Signore, noi abbiamo giusto motivo per renderti grazie, perché nei pesanti giorni che si sono susseguiti nel calendario di questo anno abbiamo avuto modo di vedere ciò che certo non avremmo visto nello snodarsi tranquillo di un tempo ordinario. Al dolore e alla paura hanno fatto da contrappunto la generosità e il coraggio. Al male della malattia e della morte ha risposto il bene scaturito dal cuore di molti. E così, Signore, noi questa sera siamo qui a renderti lode per la testimonianza che questo tuo popolo ha dato nei giorni della pandemia, per la sua dignità, per la sua fierezza, per il suo operoso impegno, per la determinazione e la forza d'animo con cui ha affrontato una situazione del tutto inattesa. Ti rendiamo lode, Signore, per il senso di solidarietà che questa città e l'intero territorio bresciano hanno dimostrato, che ha trovato la sua manifestazione più evidente nella generosa adesione alla raccolta di fondi in favore delle strutture sanitarie chiamate a sostenere un'emergenza in alcuni momenti estrema. La pandemia ha cambiato forse anche il nostro modo di affrontare la vita. Ci siamo resi conto di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, di quanto siano importanti un sorriso, una stretta di mano, una parola amica. Forse ora ci è più chiara
anche la gerarchia dei beni che fanno grande la vita. Al primo posto non stanno i beni visibili, che produciamo, che compriamo o vendiamo, ma i beni invisibili, i nostri sentimenti più profondi, i legami che ci uniscono, i desideri spesso inconfessati. Lo stesso ambiente che ci circonda ora ci è diventato più caro. Sentiamo con maggiore intensità il bisogno di rispettarlo, di difenderlo e di amarlo. Il 31 dicembre non si è tenuta, come da tradizione, la marcia della pace nazionale promossa dalla CEI e da Pax Christi. La CEI però ha pensato a un incontro online, un incontro sulla cultura della cura come percorso di pace, e a questo incontro ha portato la sua testimonianza anche il vice direttore della Caritas diocesana di Brescia, Marco Danesi. La cultura della cura come percorso di pace. Per la prima volta, dopo 53 anni, non si è svolta la Marcia Nazionale della Pace di fine anno. L'iniziativa, che doveva svolgersi a Savona la sera del 31 dicembre, era promossa da Pax Christi Italia, insieme alla Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, Caritas Italiana e Azione Cattolica Italiana. Il tradizionale appuntamento ecclesiale ha fatto i conti con l'emergenza sanitaria. Così il 30 dicembre si è svolto, a partire dal messaggio per la 54esima Giornata Mondiale della Pace, un incontro online con gli interventi dei vescovi Monsignor Filippo Santoro, presidente della Commissione CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, e Monsignore Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia. Siamo sullo stesso mare. Adesso io non so bene se siamo sulle stesse barche, su una stessa barca o su barche diverse, o comunque con equipaggiamenti diversi. Diciamo che siamo in questo oceano, in questo momento così difficile, tutti insieme. Ha portato la sua testimonianza anche Marco Danesi, vice direttore della Caritas diocesana di Brescia. Ecco, in questi momenti, anche veramente difficili, a volte mi sono chiesto come sarebbe stato possibile andare avanti. Ancora un esempio concreto, abbiamo riaperto il magazzino, dicevo, tutte le case sono venute a ritirare generi alimentari, non avevamo più niente. Il magazzino è stato nel giro di qualche giorno svuotato e ci interrogavamo come andare avanti, non era neanche il momento in cui poter fare altri acquisti, poter andare a recuperare altri generi alimentari. Beh, è arrivata una telefonata, un imprenditore bresciano che ha chiamato, ci ha mandato un bilico con i bancali per riempire il magazzino e andare avanti. Ecco, in un momento di così grande difficoltà, credo che ci siamo sentiti tutti un pochino fragili, un pochino bisognosi di cure in qualche momento, e tutti feriti. E proprio perché ci siamo riscoperti tutti feriti, anche si è riattivato quello che è un bisogno, io credo, anche antropologico di ognuno di noi. La costruzione di un legame con l'altro. Da novembre ha calcinato e allestito il circo dei Fratelli Grioni, l'emergenza sanitaria li ha costretti allo stop, il loro tour è stato quindi fermato. In queste feste natalizie però sono riusciti lo stesso a mettere in piedi tre spettacoli online. C'è da dire anche che è stato importante l'aiuto della comunità locale, in particolare della Caritas parrocchiale e poi del centro migranti. Un'ora di circo online. La proposta durante le feste è arrivata da Calcinato e precisamente dal circo Fratelli Grioni, che in questi mesi sta cercando di reggere all'urto della pandemia. Quest'anno, per evidenti motivi, non era possibile assistere agli spettacoli dal vivo, ma la famiglia Grioni ha permesso a molte persone di osservare dal divano di casa giocolieri, lanciatori di coltelli, maghi, illusionisti e la sfilata degli animali della fattoria. Noi siamo arrivati qui a Calcinato il 20 di ottobre, dopo aver atteso che venisse cancellata, tra l'altro, una delibera comunale che bloccava per sicurezza le pubbliche manifestazioni fino al 15 ottobre. Abbiamo aspettato l'arrivo del 20 per arrivare dopo un anno di attesa che attendevamo le autorizzazioni. Abbiamo montato, abbiamo pubblicizzato l'iniziativa qui a Calcinato
a Bedizzole, in tutti i paesi limitrofi, e abbiamo iniziato a fare gli spettacoli. Abbiamo fatto l'inaugurazione il 23 ottobre, il sabato 24, la domenica 25, mentre finivamo lo spettacolo è arrivata la notifica da parte delle forze dell'ordine che dal giorno dopo dovevamo chiudere al pubblico. Parliamo di un'impresa familiare che coinvolge 18 professionisti e poggia sulle spalle del direttore artistico Marco Grioni, 39 anni. Figlio di Roberto, un docente di biologia e agente per il settore circense, Marco è sposato, ha 4 bambini che sono tra i protagonisti dello spettacolo. Noi viviamo qua, per cui abbiamo dei costi altissimi, compresa la fattoria didattica che conta 5 esemplari di ruminanti. Tutto qui non possiamo andare a fare smart working o andare a casa e chiudere le luci. Qui le spese sono le stesse, che siamo aperti o chiusi al pubblico, e senza neanche un biglietto venduto in più di 2 mesi era doveroso inventarsi qualcosa. Nel Natale del 2000 hanno aperto i battenti a Clusane, nel Natale 2020 si sono ritrovati per la prima volta senza pubblico. Nella nostra provincia era in programma un fitto tour che, partendo da Calcinato, doveva toccare le città di Montichiari e Botticino per concludersi a Concesio. L'idea dello streaming ha permesso di coprire almeno le spese per il riscaldamento. In queste settimane si sono mobilitati anche la Caritas parrocchiale con le derrate alimentari e l'ufficio per i migranti. È con noi Leonardo Magri, pastore della Chiesa Valdese di Brescia. Con lui prepariamo e ci prepariamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che inizia il 18 gennaio. Benvenuto, grazie di essere tra noi. Da pochi mesi a Brescia ha sostituito, preso il posto di Anne Zell, la pastore valdese precedente. Il Tempio della Chiesa Valdese di Viene Mille ha più di 100 anni di storia, la Chiesa Valdese è una presenza significativa nel tessuto sociale e religioso della nostra diocesi. Sappiamo poco della Chiesa Valdese e la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani serve anche per riscoprire delle radici comuni e un percorso anche comune che ci porti verso l'unità. Partiamo proprio da qui, dalla sua esperienza, dal suo punto di vista, qual è il percorso che è stato fatto verso l'unità e che passi dobbiamo fare ancora concretamente? Rimanete nel mio amore il tema un po' di quest'anno. Beh, innanzitutto ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto e ringrazio anche per la domanda, che non è semplice, non è una, o meglio, la domanda può sembrare semplice, la risposta che non lo è altrettanto, perché effettivamente il percorso che è stato compiuto sino ad ora in ambito ecumenico è un percorso lungo, ma altrettanto lungo è quello che abbiamo ancora davanti da fare, da compiere. La mia esperienza personale, ecco, sono arrivato, come diceva giustamente, sono arrivato qui a Brescia appena da 2 mesi, quindi non sono ancora pienamente inserito nel contesto sia sociale che religioso della città. Devo un po' alla volta ancora inserirmi. Posso parlare per quanto riguarda la mia esperienza precedente, quindi ad esempio posso parlare di quella che è stata l'esperienza a Napoli, città dalla quale provengo, dove esiste una realtà realmente variegata dal punto di vista religioso. A Napoli sono presenti diverse confessioni religiose ed è stato possibile lì avviare un discorso e un percorso comune, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dell'impegno nei confronti, ad esempio, sia degli immigrati, ma anche della legalità. Conoscenza quindi come via per un cammino unitario, tutti siano una cosa sola, ha sottolineato l'impegno in quel di Napoli sul tema della legalità e comunque anche nei confronti di un'attenzione nei confronti dell'immigrazione. La realtà bresciana è molto composita, la realtà bresciana della Chiesa Valdese, ci sono molte persone, molti fedeli che di provenienza africana, anche se qui da poco magari una fotografia del nostro territorio. Per la Chiesa Valdese, ecco, c'è da dire questo, che a Brescia la componente di immigrati è considerevole all'interno della Chiesa, arriviamo al 60-70% dei membri di Chiesa che sono di origine soprattutto ghanese e sono inseriti all'interno della comunità. Non ci sono, ecco, partecipano anche in modo attivo al culto domenicale e
c'è anche la presenza di predicatori locali che, in caso di assenza del pastore, come con la mia collega che c'era prima di me, con Anne Zell, sostituivano anche lei. E quindi c'è questa collaborazione, questo inserimento, e soprattutto c'è un tentativo di reciproco aiuto e sostegno. La pandemia ha cambiato il nostro modo di ragionare, almeno speriamo anche in meglio, ci ha riportato anche un po' all'essenzialità, come abbiamo detto un po' in questi mesi. Dal punto di vista anche della Chiesa Valdese, avete sperimentato delle nuove forme di comunicazione, di incontro con i vostri fedeli? Sì, ecco, ci siamo aperti alla tecnologia. Tutto sommato, questa emergenza ci ha aiutato a scoprire delle forme nuove di essere anche chiesa, di comunicare, di incontrarci. Siamo stati costretti a farlo e ecco che abbiamo scoperto l'importanza anche dei social o delle piattaforme che ci consentono di poter tenere i nostri culti e le nostre riunioni anche non in presenza. Manca, è vero, quella componente importante che è il rapporto visivo e anche, non dico il contatto, la stretta di mano, però almeno adesso da qualche domenica abbiamo iniziato a tenere anche i nostri culti attraverso una piattaforma, e la possibilità di vederci e di condividere anche, se virtualmente e a distanza, la cena del Signore. Questo è stato un elemento veramente importante che ha ridato fiducia, ha risvegliato anche la speranza che effettivamente questa emergenza possa arrivare presto ad una fine e che ci si possa rivedere nuovamente in presenza e poter riprendere, spero non proprio la vita di prima, ma una vita nuova con delle regole un po' più sane, e sperare di veramente evitare gli errori del passato. Un'ultima domanda prima di salutarci: la Chiesa Valdese in Italia ha cercato di essere vicina anche alle tante famiglie che a causa di questa pandemia hanno affrontato momenti difficili e stanno affrontando momenti difficili. Anche questa è un'attenzione importante. Sì, è stato stanziato una quota dell'8 per mille che gli italiani hanno destinato alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Valdese e Metodiste, proprio per fronteggiare l'emergenza legata al Covid, quell'emergenza economica che ha colpito duramente tantissime famiglie. Come Chiesa Valdese cerchiamo la politica per quanto riguarda proprio la gestione dell'8 per mille. È questa, nulla è dato per la Chiesa, ma tutti i proventi che vengono raccolti attraverso l'8 per mille sono destinati a opere diaconali e quindi anche di assistenza per finanziare progetti che vengano in aiuto e sostegno dei cittadini italiani. Ringraziamo Leonardo Magri, pastore della Chiesa Valdese di Brescia. E ora è il momento degli appuntamenti. Martedì 12 gennaio dalle ore 15 alle 17 prova il classico, l'esperienza proposta dall'Istituto Cesare Arici di Brescia in occasione appunto del tempo delle iscrizioni. Venerdì 15 gennaio alle ore 18.30 in diretta sulla nostra pagina Facebook, sul sito lavocedelpopolo.it e sul nostro canale YouTube Voci nell'Agorà con Frère Aloïse, priore della comunità di Tesè. Sabato 16 gennaio dalle 9.30 è l'open day per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia proposto dalla scuola Santa Maria degli Angeli delle Orsoline qui in città. Domenica 17 gennaio a partire dalle 9.30 l'incontro Nuovi Stili di Viaggio per i giovani che desiderano fare un cammino in vista di un'esperienza missionaria.
Continuate a seguirci sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube e su Instagram. Non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano. La citazione di questa settimana è tratta dalla storia di Elsa Morante. Grazie di essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana. Leonardo Gatti Restauro, studio e laboratorio specializzato nel restauro e nella conservazione dei beni artistici e delle superfici architettoniche, riconosciuto dalle soprintendenze del territorio nazionale. Da oltre 30 anni ci distinguiamo per la serietà, la professionalità e la qualità del lavoro svolto. Per qualsiasi informazione, preventiva o consulenza, potete contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito internet www.leonardogattirestauro.it.